bisogna sottolineare un momento che è un po' caratteristico di questa ontologia. Si è visto, ho cercato di ricordare quello da cui parte questa ontologia, che è in fondo un'esperienza esistenziale. Però ciò che muove questo racconto e la ricostruzione anche delle categorie ontologiche parte da ciò che è nel cuore di questo movimento, ciò che è il motore, possiamo dire così, di questo movimento, e che Bloch identifica volta in volta nel desiderare o nello sperare. Ora, i due momenti vanno visti nella loro congiunzione, nella loro connessione, ma anche nella loro distinzione. E allora, nel mio saggio, L'ontologia del desiderio, ho cercato di mostrare come il desiderare sia un momento, uno strato profondo della stessa dimensione dello sperare, e che è in qualche modo per Bloch il momento trainante del processo dell'essere stesso. Solo che il termine desiderare è un termine polivalente, e il termine italiano desiderare corrisponde poi alle parole di radice latina legate all'ambito del desiderio, come il désir in francese, copre una quantità diversa di parole e anche di concetti leggermente diversi che si presentano in tedesco. Fondamentalmente si possono ricondurre a tre questi termini tedeschi che io ricordo solo brevemente, che sono Wunsch o Wünschen, sono Verlangen da un lato, e poi soprattutto Sehnsucht. Termini che si possono tutti tradurre molto bene con la stessa parola italiana, desiderio, ma che hanno delle accentuazioni diverse. Allora, nel Wunsch o Wünschen si tratta, Wünschen è il verbo corrispondente al sostantivo Wunsch, il desiderio si presenta nella forma dell'auspicio e dell'immagine auspicata. Bloch definisce, come nella prefazione, nella premessa del Principio Speranza, definisce proprio il suo libro come un resoconto delle immagini del desiderare, prima ancora che delle immagini del sperare. Quindi è un momento di anticipazione. Percepita e vissuta emotivamente, ma che tutto sommato sta in questa dimensione, si ferma in questa dimensione dell'anticipazione auspicante, ottativa, potremmo dire il momento ottativo, se mi è lecito usare un altro termine di origine latina in questo. Stranamente Bloch non usa invece molto il secondo termine tedesco, che è quello del Verlangen, che è più legato alla dimensione forse emotiva primaria, insomma, delle relazioni interpersonali in generale, insomma, che è usato in quella dimensione lì. Non usa tanto questo. Invece è centrale l'uso del terzo termine che ho indicato, che è il termine Sehnsucht, che è una parola più complessa, una parola composta già di per sé, tra due
tra due termini, di cui uno dice in fondo la Sucht è una forma patologica, è una sorta di degenerazione patologica del cercare e del desiderare, sarebbe, il termine Sucht dice questo, e mentre la prima parte della parola, il termine Sehnen, indica il tendere proprio, quindi proprio il tendere di qualche cosa che è in tensione, come di una corda che si tende. E questo termine che però molto usato soprattutto nel tedesco, che della letteratura romantica, dal romanticismo e poi, anche se il termine è più antico, ma è molto usato e poi usato nel linguaggio corretto, insomma, come gli altri due, insomma, indica per Bloch una dimensione fondamentale. Quindi se il principio speranza è in primo piano una fenomenologia del desiderare, inteso come elaborazione di immagini auspicate e auspicanti, alla base però del processo utopico c'è un tendere che è espresso da questo altro termine tedesco che è la Sehnsucht, e che è il desiderare, potremmo dire, è il desiderare fondamentale per Bloch, ed è quel desiderare che lui esprime anche proprio con il termine latino desiderium, che, come si vede dai contesti, corrisponde esattamente a Sehnsucht piuttosto che a Wunsch. Questo, mi sono permesso questa analisi, questa breve, insomma, ricognizione linguistica, etimologica, per mettere a fuoco queste le di diverse dimensioni del desiderare, per far vedere che il desiderare si esprime fenomenicamente in una pluralità di forme che sono elaborate a livello di Wunsch, quindi anche di immagini. Ed è fondamentale questa relazione tra il desiderare e l'immagine veicolata dal termine Wunsch, che presenta quindi contenuti allo sperare stesso, cioè senza il Wunsch non ci sarebbe lo sperare, quindi per lo sperare è costitutiva questa dimensione del Wünschen. Ma alla base sia dello sperare che del Wünschen c'è una tendenza di fondo che si esprime con quest'altro termine, cioè con un desiderio fondamentale, che è quella tendenza che si esprime nella relazione ontologica di fondo tra l'esistenza e il tentativo di darsi contenuto, essenza, senso. Questi sono i momenti fondamentali. Ma anzitutto volevo, per mostrare anche questo aspetto che è documentato anche nel Principio Speranza, volevo citare una frase tratta dalla terza parte del Principio Speranza, nel capitolo 48, un capitolo dedicato a Goethe, alle forme del desiderare e dello sperare in Goethe, attraverso diverse figure della poesia goethiana. E Bloch, soffermandosi soprattutto sulla figura di Mignon nel romanzo Wiedermeister, ribadisce proprio qui l'imprescindibilità e la centralità del desiderio per l'esistere e il pensare dell'uomo. Scrive questo Bloch. Usa il latino e dice: il desiderium è l'essere più sicuro e l'unica qualità sincera di tutti gli uomini. Il desiderium di dare forma a ciò che albeggia così distintamente, a ciò che negli oggetti stessi domanda e cerca il proprio poeta,
con un suo sguardo, per così dire, imperioso, questo è avere e non avere insieme. È una frase complessa, come molte frasi di blog su cui bisognerebbe soffermarsi di più. C'è questa accentuazione finale sulla dialettica di avere, di non avere e non avere, che ci rimanda al simposio di Platone, al rapporto tra poros e penia, tra la risorsa e la povertà, tra l'inventività, potremmo dire, l'invenzione, e la mancanza, e mostra la dialettica del desiderare, che è avere e non avere insieme, e sì, mancare di qualche cosa, e però tendere a colmare questa mancanza. E questo Bloch lo presenta anche in questa espressione poetica di ciò che nelle cose domanda il proprio poeta, cioè il proprio inventore, ciò che nelle cose, negli oggetti stessi, reclama imperiosamente un'inventività capace di sopperire a questa mancanza, di trovare ciò che manca, che non si sa. Il problema è anche questo, che non si sa ciò che propriamente manca, e proprio anche questo deve essere inventato. E Bloch dice che questa è l'essere più sicuro e l'unica qualità sincera di tutti gli uomini, partendo proprio da questa espressione latina che nella sua etimologia indica proprio il mancare, la separazione da una situazione di pienezza, che è il desiderare. Un'etimologia è discussa, questo termine latino è molto discusso, la lasciamo perdere. Ma il de indica comunque una situazione di privazione, di mancanza a cui si cerca di sopperire. Ma che cosa significa allora? Però, insomma, ontologia del desiderio in Bloch è la stessa cosa che gli inglesi esprimono un po' spregiativamente come wishful thinking, come appunto un pensiero che è solo un proiettarsi verso qualcosa che si vorrebbe, ma che si è impotenti a raggiungere e realizzare. È solo questo. Certo, è un'ontologia ottativa, innervata da questa mancanza alla ricerca di un compimento. Ma si tratta di un'ontologia arbitraria, di una ontologizzazione di sentimenti umani e soprattutto di desideri, di sentimenti illusori e ingannevoli, forse anche inaccettabili alla fine. Dobbiamo vedere che in Bloch c'è fin dall'inizio un collegamento tra il desiderare ed essere. Potremmo partire da un'altra citazione, una citazione di riferisce a un brano quasi lirico della prima grande opera di Bloch, dello Spirito dell'Utopia, Geist der Utopie, in cui Bloch presenta quasi una declamazione sul desiderio espresso con il termine proprio Wunsch, quindi nella sua ottatività, come auspicio. E dice: il desiderio, in questa pagina, che si ritrova in tutte le edizioni con qualche variante di questa opera, il desiderio costruisce e crea realtà. Noi soltanto siamo i giardinieri dell'albero più misterioso che deve crescere. Solo questo pensante sogno del desiderio crea qualcosa di reale, ascoltando in profondità dentro se stesso.
finché sia riuscito a penetrare con lo sguardo nell'anima, nel terzo regno, in attesa della parola rivolta all'illuminazione di un'alta età. Ho saltato qualche parola in questa citazione perché è molto complesso anche questo periodo, questa frase di Bloch, che assembla anche immagini molto diverse, di origine molto diverse fra di loro, come quella dell'albero, del giardino, che ricorda delle narrazioni ebraiche, insomma, dei miti antichi. E però in questo termine del sogno, del desiderio, richiama precisamente questa relazione tra desiderio come auspicio e immagine, che è una relazione, come ho detto, centrale fin dall'inizio di Bloch, e come però relazione che è profonda al suo interno, capace di fare sorgere delle energie proprio da questo stesso paradossale sguardo che ascolta, o questo ascolto che guarda, da questo potremmo dire cortocircuito tra dimensioni sensoriali diverse come l'udire e il vedere. Un udire e vedere che in questa fase di Bloch è un vedere nell'anima e rivolto verso al terzo regno. E a un'alta età. Tutti questi riferimenti poi dovremo vederli un po' più da vicino anche in relazione con Gioacchino da Fiore, che ha portato fondamentalmente questa idea di un terzo stato, di un terzo regno. Ma innanzitutto, dopo questa fase, di questa potremmo dire esaltazione del ruolo creativo del desiderio nel primo Bloch, vediamo che nel principio speranza si dà un approfondimento certamente antropologico, anche un'analisi, se vogliamo, strutturale del desiderare, degli strati del desiderare, e anche una analisi che mostra lo sboccare del desiderio nello sperare, nella speranza. Quindi si mostra Bloch nella sua opera principale, nel Principio Speranza, proprio il nesso tra il desiderio e la speranza, che non è più semplicemente il desiderio, ma è anche l'anticipazione e l'attesa di ciò che è anticipato, è il protendersi verso questo anticipato, è il protendersi con già una pregustazione di quanto è anticipato ed auspicato. Quindi anche come sentimento e come emozione, è più complesso e anche delle implicazioni più forti, cioè ontologicamente la speranza implica già la possibilità. Implica anche, certamente, come dicevano gli antichi medievali, anche la difficoltà di realizzazione dello sperare, il non essere l'oggetto sperato a portata di mano, è qualcosa che non è così immediatamente ottenibile, così ottenibile a poco prezzo, ma è qualcosa quindi che non è dato, è qualcosa di futuro, ma che è possibile. Questa implicazione cognitiva dello sperare fa sì che lo sperare sia qualcosa di più impegnativo rispetto al desiderare, non possa essere così arbitrario, deve essere fondato almeno sulla credenza in una possibilità, e quindi è anche fallibile. Lo sperare è anche più facilmente fallibile, però è anche più facilmente correggibile, dicevo. Può essere deluso, ma può anche imparare, quindi anche può essere rettificato in corso d'opera lo sperare. Quindi per questo è più conforme alla struttura del processo stesso, è un sentimento che è più conforme alla struttura del processo stesso del divenire, che è un imparare di volta in volta ad aggiustare il tiro, a correggere e a cercare di produrre qualcosa di nuovo, che sia
che sia adatto alla sfida del momento al compito del momento. Ma dicevo, non c'è solo questa relazione del desiderio con ciò che l'oltrepassa, che va oltre di lui, ma ciò che è anche alla sua base, cioè all'aldiquà del desiderio, che è il tendere, il sospingere, Bloch lo chiama il meinen, cioè l'intendere originario, che è ciò che produce la tensione, quella tensione che poi esprime l'altro concetto del desiderare, come dicevo prima, come sehnsucht o come desiderium in senso forte. E lo sviluppo ontologico del tema è più basato su questa dimensione di profondità fondativa del desiderare piuttosto che su quella rivolta alla speranza. Questa ontologia del desiderio allora non si trova non tanto nel principio speranza quanto in un'altra opera di Bloch non tradotta in italiano, la Tübinger Einleitung in die Philosophie, l'introduzione tübinghese alla filosofia, e poi in Experimentum Mundi, che invece è tradotta, anziché ho tradotto, in italiano. E Bloch usa, soprattutto nella Tübinger Einleitung, usa il termine desiderium proprio per designare, qui cito, ciò che avvertendosi nell'uomo sospinge e muove nel fondo di ogni cosa. Cioè, un tendere e insieme un movimento che è insito in ogni essere, che è in divenire proprio perché contiene in sé questo desiderium, ma che arriva a consapevolezza, coscienza di sé nel desiderare dell'uomo. Quindi si avverte nell'uomo, ma è all'opera in ogni essere. Però il desiderium, come dicevo, come accennavo prima, è Sehnsucht. Un'espressione che per differenziare io rendo in genere con il termine anelito, che ovviamente non rende esattamente il tedesco, perché il tedesco è una parola, Sehnsucht è una parola di uso corrente, che non si può dire di anelito. Dicevo allora, l'ontologia del desiderio nel senso dell'anelito, come qualcosa che tende e teso negli uomini e nelle cose, nel fondo di ciò che è, non designa più soltanto una spinta, non è più la semplice spinta iniziale, non è più un semplice pulsare che preme dall'interno verso l'esterno, ma è un tendere che è diretto a colmare una mancanza originaria, è tendenza verso una qualche figura determinata e quindi non indica solo un bisogno in generale, un aver bisogno in generale, ma indica anche la direzione di fondo e poi singole direzioni di questo bisogno. E questo tendere è rivolto a un termine finale. È un tendere che sta alla base, ma che è rivolto verso un vertice, possiamo dire così, usando questa immagine. E Bloch dice che questa direzione di fondo è rivolta verso un uno, un vero, un bonum, sommo bene, usa queste espressioni medievali, diciamo così, per indicare i trascendentali di origine platonica. Io vorrei riferirmi qui, per chiarire questo termine, alle parole finali della chiusa del Principio Speranza. Perché qui Bloch parla della meta dello sperare, del termine dello sperare, e cosa dice? Leggo la frase, saltando qualche piccolo pezzo per maggiore chiarezza. Dice: la meta è e rimane nel complesso ancora nascosta, e tuttavia il nunc stans dell'attimo sospingente, del tendere colmato col suo contenuto, sta davanti a noi con utopica chiarezza.
Terminus, dice l'inquieto scolastico Abelardo, est illa civitas, ubi non prevenit rem desiderium, nec desiderio minus est premium. Usa il latino Bloch. E poi traduce. E io traduco la traduzione di Bloch. Meta è quella comunità in cui l'anelito, Sehnsucht, non precorre la cosa, né l'adempimento è minore dell'anelito. Siamo nella pagina finale del Principio Speranza. Bloch cita Abelardo. Ho cercato da dove l'avesse presa questa citazione, perché è un inno di Abelardo. Abelardo ha fondato questa comunità del Santo Spirito e ha elaborato tutta una liturgia dello Spirito Santo. E c'è questo inno, che è un inno del sabato, che ricorda il sabato eterno, il sabato dei sabati. E usa questa espressione, ma non la prima che usa Bloch, terminus, non c'è in Abelardo. Bloch ha sostituito terminus a Gerusalem. Avrà un significato questo? Non lo so. La Gerusalemme, che è intesa da Abelardo chiaramente come la Gerusalemme celeste, la sede del sabato eterno, la sede spaziale del sabato temporale, e che però è una città, è una civitas. Bloch traduce con Gemeinschaft, con comunità, questo termine, e traduce desiderium con Sehnsucht, come fa sempre sistematicamente, e ci dice qualche cosa per chiarire questa meta che ha detto che rimane nascosta, ma che pure sta davanti a noi con utopica chiarezza, cioè con una chiarezza che però non ha luogo, che non ha ancora un suo luogo. E questa meta lui la definisce anche in termini temporali come il lungstans dell'attimo sospingente. Cioè lo definisce con questo ossimoro dell'attimo che sospinge e che però si ferma, è arrestato, come nella scommessa di Faust. Usa il nunstans, l'espressione che si attribuisce a Boezio, anche se Boezio è leggermente diverso, non importa. Usa questa espressione per indicare un tendere precario che però si ferma non per mancanza, ma perché ha colmato in sé ogni mancanza del suo tendere. E ho trovato in Abelardo proprio questa formula per esprimere questa complessità. La meta, ontologicamente, Bloch, è coincidenza di essere, di essenza, di fatto che e che cosa. In una coincidenza tanto adeguata che l'essenza contenga esattamente ciò che l'esistere richiede e cerca in questo suo perenne tendere, uscire e produrre, portare fuori di sé. E che l'esistere, dall'altra parte, ponga e sia in atto ciò che l'essenza contiene ed esige in potenza. L'altro aspetto che bisogna notare in questa frase finale è che il compimento del desiderio, questa cosa che Bloch chiama costantemente anche l'identità finale, non si colloca in una dimensione soggettiva, soggettivistica o oggettivistica, ma in una dimensione comunitaria, usa questa espressione, Gemeinschaft, che certo non implica soltanto le relazioni interumane e non coinvolge soltanto la natura o la natura soltanto in una relazione di sfruttamento o di fruizione, perché intende il realizzarsi del nocciolo dell'esistere, che è comune tanto alla natura umana quanto a quella extraumana, di ciascun singolo esistente, in ciò che ha proprio ma anche in ciò che ha di comune e di accomunante con tutti
gli altri. Ed ecco che in questa frase finale di Bloch, che poi culmina, come sappiamo, con l'espressione Heimat, patria, troviamo appunto il rapporto tra la relazione degli uomini e la relazione con la natura. Bisogna sottolineare un momento che è un po' caratteristico di questa ontologia. Si è visto, ho cercato di ricordare quello da cui parte questa ontologia, che è in fondo un'esperienza esistenziale. Però ciò che muove questo racconto e la ricostruzione anche delle categorie ontologiche parte da ciò che è nel cuore di questo movimento, ciò che è il motore, possiamo dire così, di questo movimento, e che Bloch identifica hanno desiderio, ma che hanno delle accentuazioni diverse. Allora, nel Wunsch o Wünschen si tratta, Wünschen è il verbo corrispondente al sostantivo Wunsch, il desiderio si presenta nella forma dell'auspicio e dell'immagine auspicata. E Bloch definisce come nella prefazione, nella premessa del principio Speranza, definisce proprio il suo libro come un resoconto delle immagini del desiderare, prima ancora delle immagini del sperare. Quindi è un momento di anticipazione percepita e vissuta emotivamente, volta in volta, o nel desiderare o nello sperare. Ora, i due momenti vanno visti nella loro congiunzione, nella loro connessione, ma anche nella loro distinzione. E allora, nel mio saggio L'ontologia del desiderio, ho cercato di mostrare come il desiderare sia un momento, uno strato profondo della stessa dimensione dello sperare, e che è in qualche modo per Bloch il momento trainante del processo dell'essere stesso. Solo che il termine desiderare è un termine polivalente, e il termine italiano desiderare corrisponde poi alle parole di radice latina legate all'ambito del desiderio, come il desire in francese, copre una quantità diversa di parole e anche di concetti leggermente diversi che si presentano in tedesco. Fondamentalmente si possono ricondurre a tre questi termini tedeschi, che io ricordo solo brevemente, che sono Wunsch o Wünschen, sono Verlangen da un lato, e poi soprattutto Sehnsucht. Termini che si possono tutti tradurre molto bene con la stessa parola te, ma che tutto sommato sta in questa dimensione, si ferma in questa dimensione dell'anticipazione auspicante, ottativa, potremmo dire il momento ottativo, se mi è lecito usare un altro termine di origine latina in questo. Stranamente Bloch non usa invece molto il secondo termine tedesco, che è quello del Verlangen, che è più legato alla dimensione forse
emotiva primaria, insomma, delle relazioni interpersonali in generale, insomma, che è usato in quella dimensione lì. Non usa tanto questo. Invece è centrale l'uso del terzo termine che ho indicato, che è il termine Sehnsucht, che è una parola più